Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo nel video della quarta caccia, sì, di Apex Legends, signori. In questa caccia dobbiamo cercare di trovare Octane, da quello che ho capito. C'è Pathfinder che ci sta parlando, tenete a bada gli animaletti mentre io cerco il sito di scavo. Ok, dobbiamo ammazzarli, penso, quindi iniziamo. Allora, ho messo l'oba, signori, per questa caccia. Eccoci qua, allora, possiamo fare ovviamente sempre gli attacchi corpo a corpo, 2 su 13, ok, ne dobbiamo eliminare 2 su 13. Dopo ovviamente ci darà tutto il dialogo, il discorso da leggere. Eccoci qua, ci troviamo a Laghi di Melma, per chi non lo avesse capito, eccoci qui. Allora, siamo un attimino attenti, abbiamo pochissime armi. Abbiamo solamente una P2020 e una Mozambique. Quindi cerchiamo un attimino di fare attenzione. Questi trampolini quanto danno fastidio, non ne ho assolutamente idea. Quindi cerchiamo di stare un attimino attenti e di non morire, anche perché se moriamo diciamo un po' un casino. Allora, ok, qua abbiamo un G7 Scout che non è male, ce lo prendiamo subitissimo. Ah, è venuta qua davanti, è venuta. vediamo. Eccoci. Attenti, perfetto, dai, ne mancano solamente due, ce la possiamo fare. Morto, l'L-Star, ottimale come arma. Io me la prendo instant proprio perché è buonissima. Ok, no, c'era venuto di sopra, speriamo che scenda così almeno lo raggiungiamo. Eccoci qua, dai. Allora, dobbiamo andare a prendere l'artefatto, signori. Ottima mira, controlla la posizione del prossimo frammento. Manda rifornimenti il libro. Ok, quindi Pathfinder ci manderà dei rifornimenti. Ok, ci sono delle capsule assistenza. Vediamo un attimino cosa c'è nelle capsule. Speriamo buone armi. La vedo già un casco oro dalla ulti di roba. Allora, abbiamo un Prowler, che male non fa assolutamente. E una carabina. Ok, carabina ora e Prowler, manco male. Molto buono, io mi curo un attimino anche perché sono messo più che male. Ok, ci faccio anche qualche cosa. E poi, signori, iniziamo. Allora, dobbiamo fare il coso. Dobbiamo disotterrare l'artefatto nascosto. Ok, l'abbiamo attivato, signori, dobbiamo solamente aspettare. Adesso, con questi cosi è un casino. In questi casi assolutamente un casino. Dobbiamo aspettare che arrivino, penso, i Prowler. Vediamo, eccoli qua, signori. Ombra, signori, no, io li odio i Prowler ombra. E abbiamo il grilletto a doppio sparo. Quindi, sì, il grilletto a doppio sparo. Il selettore di fuoco, quindi volendo possiamo anche sparare a raffica e far finta che sia un R99. Qua con la carabina qualcosa facciamo. Ok, signori, tanti anche dietro, tanti. Tanti. Allora, ok, signori, abbiamo preso l'artefatto, l'abbiamo preso. Ok, sì, l'abbiamo preso e dobbiamo andarcene, signori. Let's go, usiamo subito l'abilità. Via. Ok, dobbiamo andarcene a bordo, corriamo. Ok, penso di dover andare qua sopra. Perfetto, signori, fatto. Fatta, signori. Bellissima questa, veramente molto molto carina come caccia. Ma dopo averla completata ci aspetta il prologo da leggere. E ci vorranno i decenni, visto che io non so leggere. Quindi sì, i decenni. Ci vorranno veramente i decenni. Let's go, signori, let's go. Aspettiamo che si carica, ritorniamo alla lobby. Eccoci qua, sta facendo il caricamento e andiamo subito al prologo di questa caccia. Se torno in teoria alla lobby, ok, non me la dovrebbe dare, però lo leggiamo così il prologo, ok? Capitolo 4, se questa la dice per caso. Life, torna subito qui, sergente, dobbiamo parlare. Sbatti i pugni sulla porta per almeno 3 minuti prima che mi risponda. Che c'è, Ajay? Ajay sarebbe Lifeline. Ti ho mandato la missione di stamattina, eh? Hai visto i trampolini in giro?
Prendo la lettera che era attaccata alla fronte di Watson e gliela sbatto sul palmo della mano. È di Silva, ok? O meglio, Octane, visto che lui si chiama Octavio Silva, per chi non lo sapesse. Inti, se sei mai preoccupata di imparare il suo vero nome, leggila. Oddio, non so parlare. La legge, ok? Conosco già ogni singola parola. L'ho letto milioni di volte mentre venivo qui. Ehi, Ajay, ora ho capito perché mi avete costretto a uscire con Yoko. Certo, voi dicevate che era perché Yoko mi aveva già chiesto un appuntamento, ma poi ho capito che volevate evitare che andassi incontro al mio destino, e il mio destino è di sfidare la morte. Non mi sento a mio agio in panchina, quindi ora vado, perché sono Octavio Silva, come vi ho detto, e se muoio oggi almeno me ne sarò andato facendo quello che so fare meglio. Quindi, Ajay, se non esco vivo, voglio che tu sappia una cosa. La strappo la lettera dalle mani prima che possa girare il foglio, quindi dalla parte schia solo per me, ok? Si è cacciato nei guai ed è andato ad affrontare tutti quei Prowler da solo per colpa tua ed è sparito nel nulla. È Octane, sarà in cima a un albero con una bella birra fresca e quando rientrerà stasera sarà anche abbronzato. Se non torna, mando una squadra di recupero. Devi mandarla subito, non c'è tempo da perdere. Devono riposare, lo sai bene. Se li mando lì, ora che sono esausti, si mette male per loro. E forse averceli sulla coscienza? E tu vuoi avere Silva sulla tua? Non ti devo un bel niente. Mi spinge indietro e mi sbatte la porta in faccia. E io non me ne vado, torna qui. Ma non sente ragione. Ok, Ajay. Non hai molta scelta ora. A mali estremi estremi rimedi. Ritorna al pub. Allora, Bright, sono Ajay, devi farmi un favore. Bright mi dà tutte le informazioni che mi servono per trovare Yoko. La ragazza sa già chi sono, ma appena apre la porta non sembra molto felice di vedermi. Yoko, non sappiamo la sua faccia. Un'altra, voi leggende, non avete una vita? Ehi, so che forse non ti interessa ciò che ti vedo, ma mi serve il tuo aiuto. Prova a sbattere la porta, ma io ne ho abbastanza di farmi sbattere la porta in faccia per oggi. Non ci vedo più, le afferro il polso e la trascino nel corridoio. La porta si chiude. Yoko, sei pazza. Oh, un attimo, sei pazza, lasciami andare. No, tu vieni con me. Non vorrei mica. Vuoi sequestrarmi? Beh, ormai il danno è fatto, Jai, tanto vale. Allora, mi hanno vista in TV. Sai di cosa sono capace e potrei fare anche di peggio ora. Sembra terrorizzata, non me ne vado fiera, ma la vita di Silva è in pericolo. Quando torniamo da Bangalore, bussa alla porta per la terza volta oggi. Cosa vuoi ancora? Datti una calmata, chiaro? Yoko, lei è Anita Williams, che sarebbe Bangalore. Appunto, probabilmente la conosci come Bangalore. Wright mi ha detto che ha chiesto a Octane l'autografo di Bangalore. Io non firmo autografi. Ma che diamine, Lifeline, questa è casa mia. Ascoltami un attimo, tu le dai l'autografo, lei spiffera tutto sull'Oba e io posso andare a salvare Octane. Così siamo tutti contenti e non voglio rispostarci. Magari a te non importa nulla di lui, ma lascia che ti dica una cosa. Si è addirittura messo in pantaloni per te. Bangalore sembra una cosa da nulla, ma per lui non lo è. Ti ha preso sul serio. Sì, e io l'ho obbligata a entrare nel portale da solo? No, sì, invece. Le mostro il retro della lettera di Silva. Quindi, Ajay, se non esco vivo, voglio che tu sappia una cosa. Le tue battute sul mio abbigliamento da ragioniere fanno più male della morte. Allora, immagino che non ti rivolgerò la parola per un bel po'. Per un po', eh? Non mi fa stare meglio, però, ma magari una bella corsetta mi aiuterà. Sì, è tutta colpa mia e mi dispiace, ma possiamo sbrigarci? È in pericolo la vita di un incosciente. Guardo a terra, sento il ruzzio del drone vicino alla mia gamba. Restituiamo il silenzio per un bel po'. Poi all'improvviso. Hai una penna? Yoko, ti dirò cosa ho detto a Octane riguardo all'Oba. E lo fa davvero, carica addirittura la dell'incontro. Ora Bangalore ha quello che vuole e anche di più. Yoko si prende il suo bell'autografo e darà anche un'astra per il disturbo.
Quando torniamo al pub di Mirage, sono tutti lì. Crypt e Watson si stanno occupando del sistema. Ma Watson non era. Vabbè, gli dico. Ehi, dico, come gli occhi? Quindi aggeggio agli occhi. Ho pensato la stessa cosa. Beh, non c'è tempo da perdere, Gibby. Mi servono rinforzi. Andiamo a cercare Silva. Conta pure su Gibraltar, sorella. Sono sorelle? Cioè, sono fratelli? appena inizio ad andare verso il portale di Wright, sento che arriva a Bangalore. Ehi, Lobba, dobbiamo parlare. Ah, davvero? E va bene, possiamo andare. Non c'è bisogno. Su, venite tutti qui, voglio mostrarvi una cosa. Volete sapere il vero motivo in cui abbiamo rischiato la pelle lì fuori? Il tesoro non c'entra niente. Bella mossa. Rimetti le righe a Bangalore. Farlo per Watson, per Silva. Farlo per Watson, per Silva. Sto venendo a prenderti e spera di essere ancora in tutto intero. Quindi ti troverò. Altrimenti le ossa te le spezzo io. Prossima, menzogne. E qui penso che Bangalore e Lobba faranno una di quelle cose che non abbiamo mai visto in questo gioco. Oh mio Dio. Abbiamo sempre quasi di più completato il coso, l'artefatto. Prima eravamo senza il coso. Dobbiamo leggere questo, ok? Il sistema retinico, ok? Struttura ottica di alta qualità. È difficile determinare l'età e la potenza. Soprandipendente? No. Sorprendentemente avanzato se si considera il periodo di fabbricazione stimato. Possibilmente adoperato come strumento di ricerca e sviluppo segreto. L'occhio destro appare danneggiato e non è, si è in grado di rilevare le lunghezze d'onda superiori a 480 NM, che sarebbero. No, 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 non lo so, non voglio sparare cazzate, quindi non parlo. Si notano tracce di tentativi di riparazione non riusciti. Signori, vi voglio prima dire intanto qual era il coso di questa caccia. Era Low Light. Questo qua, signori, bellissimo. Questo è veramente, veramente carino. Spero che questa caccia vi sia piaciuta, questo video vi sia piaciuto, mettete tutto un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, sinerra.basta.yt.rkg.net, nel negozio oggetti di Fortnite. Ci vediamo la prossima settimana con una prossima caccia su Apex Legends. Ciao!